Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco del 1993 di Capcom per Super Nintendo che si chiama Final Fight 2. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi tutti i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, supportarmi, abbonatevi al canale per voi tanti video live in esclusiva, video hack per caricare nuovi giochi sulle vostre console e la possibilità di parlare con me durante le live alla sera. Allora ragazzi, Final Fight 2 del 93 è ovviamente il sequel del mitico arcade dell'89, sempre di Capcom, Final Fight. L'89 fu il delirio perché fu un gioco veramente eccezionale, quel picchiaduro a scorrimento. Cody, Guy e Agar che andavano a salvare la fidanzata di Cody, se non ricordo male. Lo abbiamo già giocato qui sul canale, andatevi a vedere il mio long play, anche quello in coop con il mio amico Martino, che saluto. Final Fight 2 per Super Nintendo è un sequel degno, devo dire, un sequel ben fatto, ben pensato, ben disegnato, molto giocabile, molto longevo. E la cosa che cambia rispetto al primo Final Fight è l'ambientazione. Si abbandonano la realtà suburbana e si gira per il mondo, perché si viene a capire che Mad Gear è un po' ovunque, e quindi prima di liberare i due malcapitati, cioè la fidanzata di Guy, nonché sorella di Maki, che è uno di noi personaggi che possiamo usare, e praticamente viene rapita, e anche il padre di questa disgraziata. Quindi sostanzialmente la nostra missione è quella di andare a salvarli, però come dicevo si va a girare il mondo. Mad Gear è un po' ovunque, quindi devono essere 6 stage ambientati in varie zone europee, se non ricordo male, fino a ritornare poi in Giappone per concludere il gioco sconfiggendo il boss finale. Il gioco è mediamente difficile, ragazzi, mi ci è voluto un po' per padroneggiarlo e sarò riuscito a finirlo con un credito? Beh, non vi resta altro che continuare a guardare il mio gameplay fino alla fine, quindi mettetevi comodi, occhio al mio gameplay. Insomma, eccoci qua ragazzi, quindi si riprende proprio dalla fine del primo gioco, dopo l'istruzione di Mad Gear, Metro City è tornato un po' alla normalità, Cody e Jessica, la ragazza appunto rapita, cioè, sono andati a fare un giretto e Guy se n'è andato in giro per il mondo, adesso non ricordo cosa abbiano scritto, no, è ritornato nella sua palestra. E vabbè, qui fanno vedere che Mad Gear ritorna, questo è il boss finale, se non ricordo male. E niente, ecco qua che rapiscono la fidanzata di Guy e il papà. E adesso invece Maki, che è una dei nuovi protagonisti del gioco, chiama Agar, il sindaco di Metro City, per dirgli che dobbiamo tornare di nuovo in pista, perché altrimenti appunto Mad Gear soggiogherà non solo Metro City ma anche il mondo, ragazzi. Perché come vi ho detto, adesso si gira anche per il mondo. Ecco, secondo me sta cosa va un po' a snaturare l'essenza di Final Fight. Io Final Fight lo associo più che altro ad un picchiaduro, ammazzate in una città, nei sobborghi, nei quartieri fighi, insomma come il primo. Questa cosa di averlo portato in giro per il mondo mi lascia un po' così. Però insomma, tutto sommato ci può stare, fan capire insomma che Mad Gear era ben più che la città, insomma, di Metro City. Sono un po' in giro per il mondo. Allora, partiamo. Il fuoco di Agar va a infuocare il logo, il 2 del logo di Final Fight. Eccoci qua. Allora, ragazzi, io partirei e andrei a scegliere il protagonista, Carlos. Perché, insomma, Agar lo conosciamo. Carlos è il personaggio un po' più bilanciato, nel senso che è quello sia veloce che potente. La ragazza è veloce ma poco potente, Agar è lento come l'anno della fame. E però diciamo è più i suoi colpi fanno più male. Quindi andrei a scegliere Carlos, secondo me, che è il personaggio di petto più bilanciato. Ok. Partiamo con 4 vite, che Dio ce la mandi buona. Allora, il trucco arco 2. Il trucco in sti giochi è quello di, cioè non è proprio un trucco, è una tattica tecnica, diciamo, è quello di portarsi i nemici tutti da un lato, perché il problema di sti giochi, ma non solo su Final Fight ma anche
su altri giochi del genere. Guardate ragazzi, Chun-Li che sta mangiando il riso nel negozio. Eccola, la potete vedere là a fianco della casetta sotto la tettoietta. Dicevo, il problema di sti giochi è che quando iniziano a circondarti i nemici e sono dolori, perché non sai più chi mazzullare, cazzo. Non sai più chi mazzullare. Quindi se si riesce a portarli tutti da una parte è meglio. Poi naturalmente il meglio di sé sti giochi lo offrono, come dico sempre, Arco 2. Ecco, la classica mossa che va a toglierti un po' d'energia, ma che è risolutiva perché ammazza un po' tutti a destra e a sinistra. Quindi avendoli tutti da una parte è meglio, così si concentra il fuoco tutto da un lato e non si viene accerchiati. Come dicevo appunto, la cosa migliore in questi giochi è giocare in due, assolutamente, in modo da dividersi un po' i nemici e ovviamente darsi una mano. La proiezione lì la si può fare sia avvicinandosi ai nemici di taglio, consiglio, ok, che anche, diciamo, dandogli i pugni. Se si dà i pugni continui e mentre lo si fa si mette la levetta in giù, ok, alla fine l'ultimo colpo che entrerà sarà appunto la proiezione, quindi utile, insomma, si toglie un po' d'energia e poi si porta il nemico a destra o a sinistra dove c'è già la maggior parte. Quindi questa è la tattica. Poi non è che è una roba infallibile, però aiuta, ecco. Questi qua che si riparano sono un po' come Axel e Slash. Arca puttana! Che non sono i cantanti, ma erano i personaggi del primo Final Fight che appunto si andavano a riparare. Non ho letto bene all'inizio, qua siamo in Cina, mi pare. Sì, mi pare che avesse detto Hong Kong. E infatti c'è Chun-Li, effettivamente. Un motivo ci sarà. Le casse ovviamente troviamo. Bisogna trovare le armi, bisogna trovare punti, bisogna trovare soprattutto l'energia. Rappresentata dai polli arrosto piuttosto che dalle tazze di caffè, piuttosto che dai croissant. Naturalmente il pollo arrosto ci ridà tutta l'energia, che infatti mi hanno già ben tolto in questi appena due livelli. Mi ha dato una vita, ecco, vedi. Gli ho invocato un aiuto e mi è arrivata la vita. Ecco, sto gioco, come vedete, ci si può anche spostare verso il basso o verso l'alto, cosa che nel primo Final Fight non ricordo si potesse fare. Bello che sto deficiente di personaggio c'ha la spada, potrebbe usarla, invece la usa semplicemente con la mossa, quella risolutiva, quando si preme il tasto del pugno del salto. Vabbè. Per il resto va ammazzate. Gli è antipatica, evidentemente, la spada. Dai. Guarda sto coglione. Oh, non viene. Come potrete vedere, ragazzi, dalla frequenza dei colpi che sto usando, in realtà ho messo l'autofire per evitare di diventare pazzo a schiacciare tasti 2 milioni di volte, ragazzi. Questo perché sono vecchio, ragazzi. Comincio a avere anch'io la prosi, quindi non posso stare qua a schiacciare tasti un miliardo di volte per fare il long play. Quindi un bel autofire è anche più risolutivo. I colpi ovviamente vanno un po' più veloci. Ok. E si sale ai piani alti. Poca energia, cazzo. La nave. Qua mi sa che siamo il pollo. Qua mi sa che siamo al primo boss. Vai.
la radiolina, vabbè, dai, abbiamo tutta la vita carica. Da porca puttana. Dai, ma porca troia. Ecco il boss. Vabbè, sto boss qua è abbastanza una cazzata. Basta fargli la proiezione, cioè prenderlo di taglio così. E grosso modo non è che si ribelli più di tanto, insomma. Non ha grossi attacchi, a meno che appunto non... No, ecco, fa sto salto qua. E basta, credo. Non credo faccia nient'altro. Forse un ceffone se ti avvicini malamente, diciamo, no? Sti boss però sono stracolmi d'energia, ragazzi. C'ha ancora l'energia verde, porca vacca. Ehi là. Ok, sta per crepare. Ora l'energia è gialla. Ehi. Io per sicurezza faccio la mossa quella risolutiva che dovrebbe garantirci l'incolumità se ci attaccano con attacchi speciali che altrimenti non si potrebbero parare. Ok, abbiamo finito il livello della Cina, sì, come pensavo, 1, 2, 3, 4, 5, dovrebbe essere 6 livelli. Ok, dopo aver vinto Maki, Carlos e Agar, perché fan capire che sono in tre che giocano, hanno capito insomma che la gang si è mossa in tutta Europa, quindi bisogna fare il culo a tutti, in tutti gli stati. E partiamo con la Francia, cioè continuiamo in realtà con la Francia. La cosa che mi dà da pensare di sto gioco è che nonostante cambiamo location, i nemici sono sempre quelli, nel senso che non si adattano allo spirito del posto. Vabbè, insomma, adesso non voglio dire che di trovare i nemici con la baguette sotto il braccio qua in Francia, chiaramente sarebbe stato complicato creare nemici ex novo per ogni zona, per ogni luogo, diciamo. Ma che bagata, per ogni luogo del globo. Però insomma, dai, sarebbe stato un po' figo caratterizzare un po' di più personaggi in base alla zona, però insomma, il Super Nintendo insomma non è che si poteva proprio pretendere così tanto da una macchina seppur eccezionale per i tempi. Ecco, i nemici che rompono più le balle sono proprio quelli là, gli spilungoni con i coltelli in mano, perché saltano. Gli altri sono tutti abbastanza beoti e non ti attaccano in salto. Quelli lì invece ti attaccano saltando. Ho dovuto usarla perché vedevo che la situazione si stava mettendo male. Ah, la coca. Soft drink, ragazzi. Oh! Fanno la loro comparsa anche Andore. Gli Andore con Andore Junior, eccetera. Immancabili e leggendari, carismatici mostri, boss. Beh, non erano proprio dei boss, insomma. Nemici del primo gioco che tante bestemmie ci hanno tolto dalle viscere. Andiamo. Vabbè, che cazzo, ho appena preso la tazza di caffè di tè lì, non so che cosa fosse, già mi hanno mazzillato, cazzo. Dai, cazzo, Andore Junior! Ehi là!
buttiamo tutti da una parte. Ecco il coltellaro. No, cazzo! Dai. Ecco la vita. Ah, un cazzo non c'era, porca puttana. Aiaia, gli Andore. Ecco, e questi qua anche sono gli altri due nemici. Altri nemici bastardi. Questo qui con le... con gli elettrodi che crea corrente, perché poi li accende, eccoli là. Quelli sono bastardi perché ti corrono addosso a velocità discreta e ti elettrizzano, ti tolgono un sacco di energia. Quindi direi che i nemici più bastardi sono quegli spilungoni con i coltelli e i ciccioni con gli elettrodi. Per il resto gli altri sono abbastanza gestibili, cazzo. Eccoli là, bastardo. Eccolo là. Madonna, quanto mi fa girare le balle sto qua. Ecco, una cosa che noto rispetto al gioco originale, che insomma c'è un po' meno rispetto appunto al gioco originale, è l'uso delle armi. Le armi, come avete visto, ci sono i coltelli, però non è che ci... poi ci sono anche le katana e il bastone di legno, la trave. Però non è che ci sia, che ce ne siano così tante nel gioco, quindi secondo me se le avessero aggiunto un po' di più sarebbe stato un po' più divertente, però questo a vantaggio, diciamo, della difficoltà del gioco. Ok, ora siamo agli hangar. Adesso dovrebbero aprirsi gli hangar con i nemici che escono. Eccolo là! Stare attenti a sto cazzone qua. Il polletto dove lo metto? Mettelo qua. No! Porca troia, testo Robert del cazzo! Ecco, viene a farlo saltando, se si può, sto tipo qua, perché appunto ti corre addosso e salta e t'ammazza, ed è fatica evitare quell'attacco, a meno che appunto non gli si salti contro o si usi la mossa quella risolutiva. Dai. Questo è il boss, ragazzi. Ecco, questo potrebbe rompere le palle, sto Freddy qua. Questo è un po' più sveglio dell'altro, del boss del primo livello. Cala, una panzata. Guarda l'energia che mi hanno tolto, lo stronzo. No! No, cazzo, ma... vita persa, ragazzi. No, cazzo, No, cazzo, via, via! Mamma mia. Mi stanno mazzulando bene qua, Ma sto stronzo quando crepa, ragazzi. Adesso inizia a perdere l'energia finale. Vieni qua, bastardo. Vedi che carica lo stronzo. Meglio finirlo a calci volanti in bocca. Via. Vai, e anche la Francia è fatta. Oh, il bonus stage con la macchina, ragazzi. Lo possiamo prendere anche... ah, c'è anche lo sfollagente, sì, come arma, che non mi ricordavo. E giù ammazzate come nel primo gioco. Peccato che poi alla fine però non esca il tipo che dice oh my god. Stavolta è un van, l'altra invece era un'auto, anche abbastanza sportiva nel primo gioco, mi sembrava. Molto simile poi a quella di Street Fighter 2. Ok, l'abbiamo fatta. Distrutta poco, pensavo più distruzione.
20.000 cucuzze, ha un'altra vita e più il time è rimasto. Ora si è in Olanda, ragazzi. Però, ragazzi, voglio dire, ci stanno anche le mine per terra. Un posto un po' desolato questo olandese, qui corvi che aspettano solo che crepi. Okay. Occhio alle mine. La cosa carina è che anche loro possono morire sulla mina. Morire o perlomeno perdere l'energia. Però per par condicio crepano anche loro sulle loro armi. Eccoli qua gli stronzi, lo stronzo di Robert. E l'altro è Leon, mi pare. Non mi ricordo il nome. Occhio alle mine, occhio alle mine. Vedi che crepano anche loro. No, cazzo! No, cazzo, era meglio tenerlo di qua. Eccala! Perché cazzo l'ho buttato di là? Provo molta soddisfazione quando crepano sulle loro... cazzo, nelle stesse armi arrivando ora. Le mine, ragazzi. E Andorra mi sa che è morto. C'è mai un cazzo su queste scatole. Ah, stiamo su un mulino, mi sa. Adesso mi pare che andiamo di sopra anche. Ok, ora dobbiamo arrivare all'ascensore. Non so se questa era un'esclusiva per Super Nintendo, questo Final Fight 2, non ricordo, ma fatemelo sapere nei commenti se era un'esclusiva solo per Super Nintendo o se c'era per dire anche per il Mega Drive. Dai, cazzone. No! No, buttato alla cazzo. No, merda! Si entra, cioè si esce in realtà. No, vai a cagare. Yeah!
Finito? Ah no, ce n'è un altro. No, cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, potevate darmi un po' di energia, bastardi, invece solo dei punti. Altra vita, vai. Ah sì, qui c'è il boss che esce dalla prigione sotterranea qua sotto. No, cazzo! Arrivano anche questi con le Molotov che c'erano anche nel primo. Ecco il boss, Bratken. È tipo un galeotto. Cazzo. Un po' Frankenstein. Aiaiaiaia. Mamma mia, gliel'ho tirato in volo. Eccola. Madonna, mi ha dato un colpo, mi ha ammazzato, cazzo. Porca puttana. Quando ti beccano così di controtempo. Eccola. E lì si sta preparando a saltare. Eccolo. No, cazzo! Cazzo, se non fai quella t'ammazza, eh? No, merda! Ma vai a cagare, madonna. Madonna mi ammazza, ragazzi. Dai, è quasi morto, porco due. Mamma mia. Se mi tocca mi ammazza, eh. Dai, non posso buttare una vita, che poi mi ridanno tutta l'energia, cazzo. Vai. Mamma mia, ragazzi. Stavo per lasciarci le scorze. Allora, ora siamo in Inghilterra. Ecco, questo mi pare sia il livello dove c'è il boss che mi cucca almeno, andando piano, almeno due vite. È molto veloce, credo sia fra i più complicati del gioco. Ho preso la trave di legno. Ed ha uno strano modo di usarla, sinceramente. Perché c'è Agar che la usa come fosse appunto una mazza. Qua sembra gliela tiri semplicemente sulle gengive. Il bordello qua.
qua, cazzone. Ma che cazzo! Oh, ogni volta che prendo una... Ma vai a cagare! Ogni volta che prendo una roba da mangiare, arriva subito il deficiente col coltello che mi salta addosso, cazzo. Eccola. Ma ora mi stanno facendo il culo qua, eh? Dai. No, pure l'andore arriva. No! Porca troia! Dai, cazzo! Vai. Ok, ora si sale sul treno. E mi sa che il boss di questo livello è un pagliaccio, mi pare. Assomiglia molto al... Non so se vi ricordate, su Savage Rain della Neo Geo, il pagliaccio, quello che affrontiamo, uno dei lottatori, insomma. Ecco, assomiglia un po' a quello. No, cazzo, ma vai a cagare. Allora mi ha cuccato una vita pure. Devo stare attento perché adesso l'altro me ne cucca. Vai a cagare, ma me ne cuccherà almeno due quell'altro scemo che arriva. Non devo farvi cuccare anche da questi, porca vacca. Ah, mi ha dato una vita, vai. Quando piango mi danno le vite, ragazzi. Sembra che mi stiano ascoltando. Eccolo. Ma vai, ma che cazzo, ma t'avevo preso, porca puttana. Eccolo là. Pensavo mi inforcasse, cazzo. Ci mancano pure sti stronzi qua adesso. Ancora! E basta, cazzo. L'abbiamo finito. E qui c'è il boss, ragazzi. Filippo, eccolo qua. Ora questo è molto veloce, ragazzi. Cazzo! Vai a cagare. Una vita la perdiamo sicura. Eccola. Eccola là. Ma vieni qua, cazzone. Te pare. No.
due vite, ragazzi. Dai, che sta crepando pure. Oh, avevo previsto due vite, ragazzi, e due vite m'ha cuccato. Non male, direi. Ok, anche l'Inghilterra ce la siamo tolta. Bonus stage, ecco, questo è un po' difficilino da fare, nel senso che dobbiamo colpire i barili quando non stanno prendendo fuoco, naturalmente, altrimenti ci infuocano. Che cazzo! Perché per far prima poi ti fottono. Piano. Ma volevo colpire quello sopra io, ma che... non ce la faccio mica, ragazzi, sto bonus qua. Ci ho provato un sacco di volte e non ce la faccio, eh. Eccolo qua, zero. Vabbè. Manco un puntarello di bonus mi ha dato. Vabbè. Oh, veniamo in Italia, ragazzi. Italia, a mezzogiorno in punto a Venezia. Piazza San Marco sullo sfondo. E mazzulliamo anche un po' di veneti, via. Dai. Ah sì, ora mi è venuto in mente il boss che c'è alla fine dell'Italia qua. Una vecchia conoscenza, ragazzi, io non vi voglio spoilerare nulla. No, ma porco due. Ma quanto ci vogliono fare così? Vai col coltello. Dai, sto Atlas. Vai. E si scende nella chiatta. Se prima il pagliaccio, la Philippe, mi ha cuccato due vite, vedrete quante me ne cucca questo. Perché è una partita a scacchi, ragazzi. Bisogna proprio centellinare l'energia, le vite, perché... Ma porca puttana! Perché arriva sti due boss qua. Cioè, paradossalmente, il boss che abbiamo adesso e anche quello francese prima sono più difficili del boss finale. Non vi dico altro. Non che il boss finale sia semplicissimo, ma è sicuramente meno bastardo di questi due. Ah, mancavano solo questi qui coltelli adesso, che bel circo qua. Bravi, datemi le vite perché ne avrò bisogno. Dai. Eccolo, Andore, non può mai mancare. Sono Andori internazionali.
Mamma, sti grassoni non li sopporto. Cazzo, sti elic di merda. Ma sono almeno tre, cazzo. Dai, cazzo. Sono 200, ragazzi, dai. No, porca troia, ce n'era un altro. Guarda che roba, cazzo. Guarda che roba. Cazzo, c'è una lacrima di energia. Ora mi cuccano. Speriamo mi diano un pollo, ma dubito sinceramente. Cala. Ah, eccolo, l'ho chiamato il pollo. Ok, allora andiamo su sto montacarichi veneziano. Questo ricorda un po' nel primo gioco di Final Fight, quando c'erano gli Andore che ti prendono, ti portano nel ring, la lotta clandestina. E infatti eccolo qua. Assomiglia un po' a quello stage. Ma porca puttana, dai, non farti inculare questa energia, che poi c'è quell'altro che mi aspetta, cazzo. Eccoci qua, ragazzi, vi ripresento Rolento, cazzo, che qui l'hanno chiamato Rolent. Ma che cazzo, questo rompicoglioni, ragazzi, non avete idea. Allora, velocissimo, ti fa sto calcio qua. Qua prevedo almeno tre vite, ma sicure. Ma sta andando benino adesso. Dai. Vai. Vai. Vabbè, una vita era inevitabile, non c'era niente da fare. Da porca, bello che ti toglie un quarto, più di un quarto di energia appena ti colpisce, eh? Ma va a cagare. Dai. E tra poco se ne va un'altra vita, eccola. No, cazzo. Dai, 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 che sta crepando, ragazzi. Beh, un'altra vita mi sa che me la ciulla, eh. Eccola. Ah! Sì, ecco. Mancavano pure le bombe adesso. Bastardo, perché sente che sta per crepare. Cazzo. Due vite. Speriamo di farcela con questa ultima vita qua. Cioè, ultima, nel senso di non arrivare a tre vite perse. Guarda che bocca, che casotto. Ma lui non crepa mica sulle sue, però, eh. Dai, maledetto. No, 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 fermo, fermo. Non riesco a beccarlo. Per fortuna che le bombe non esplodono subito, sennò sarebbe il disastro. Ma vieni qua, bastardo. Vediamo se riesco a... No! Cazzo! Era morto ormai! Ma che cazzo! Comunque non ho sbagliato, tre vite! Tre vite, ecco... Dopo che Rolento è andato al tappeto, ha detto dovete andare in Giappone, se volete... C'è il maestro che vi aspetta, insomma, praticamente è in Giappone che sto qua. Tieni in ostaggio la fidanzata e la mamma di... E il padre, sì, la mamma. Anche la mamma mi ha rapito.
fidanzata di Guy e padre della fidanzata di Guy, nonché sorella di Manny. Ok, siamo... Oddio caro, ma non hai visto che c'era la bomba deficiente? La mina. Ok, siamo agli ultimi tre stage, ragazzi, con due vite. Sarà una roba miracolosa finirlo senza continuare, eh? Vedremo come andrà. Ecco, bravi, crepate sulle vostre bombe intanto. Che cazzo. No. Ah, tre addirittura, eh. Tre. Tre coltellari saltellanti. Ah, eh. Ah, una vita, vai. Naturalmente non potevamo andare a Andorre. Ok. Ok, ora siamo nel giardinetto interno. No! Cazzarola! No! Sti rompipalle! Ragazzi, ho forte dubbio. Vai a cagare, che ce la possa fare. Ho seri dubbi. No! Porca! Ok, ora si scende, mi pare, sì.
qui è un po' problematica, perché essendo stretto, porca vacca, il pezzo di stage qua, ci sono subito addosso. Energia hanno sti qua. Ma mi sa che sono i doppi Andorra, eccoli qua, se me ne ricordavo. Due vite, ragazzi. Due sole vite. Ah, eccola! No! Mamma mia! Ma per fare una cazzata. Oh, non si sposta. Sei incastrato, però la panzata me l'ha data lo stesso. No, sti qua, ragazzi. No, sti qua. Cazzo, ma quanti siete, puttana? Ragazzi, quando fanno così... Madonna, ce ne stanno 200 su sto livello di nemici. Mamma mia, l'ho schivata la panzata per un niente. Fine, ci siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi. Spero che mi date qualcosa. Ma che... erano punti, sì, erano punti. Ragazzi, sto per arrivare a 150.000 punti. Potrebbero darmi una vita. Cazzo, potrebbero darmi una vita probabilmente, spero. Sarebbe molto gradita. Eccola qua. Bravi, bravi. No, cazzo. No. Madonna, ragazzi. Torno a riavere due vite. Miracolo se lo finiamo qua, eh. Oh. Dai, che cazzo. No, no. No, no, ragazzi, non c'è. Credo che non ce la faccio mica, eh. Credo che non ce la faccio. Ragazzi, mamma mia, mamma mia. Questi mi sembra che siano anche quelli, assomigliano a quelli di... cos'è che era? Captain Commando, sti qua con...
le scariche elettriche, mi sembra che fossero simili a quelli che ci sono nel secondo livello. Non so se mi ricordo male, mi sembra che sia un design che ho già visto. Dai, cazzo, dai. No, mamma mia. Eccola. Vabbè, è incredibile che muoio alla fine praticamente. Cioè, morire alla fine è proprio il top, eh. Proprio il top a morire alla fine. No! Una vita, ragazzi. Una vita. È un miracolo se lo finiamo, eh. Dai, dovrebbe essere l'ultimo? No, ma che... Si va avanti a mazzullare, ragazzi. Se pensavo fosse finita. No, impossibile, ragazzi. Impossibile, cazzo. No, cazzone. Ma è lunghissimo sto gioco comunque, eh. Cosa succede? Ah, eccoli. Io non li sopporto quelli là. Ma basta, ma cazzo, datemi energia invece di darmi i punti, boia cane. Tra quello elettrico e quello che vola. Che vola, che salta. Ah, pure Andore, disastro. Ragazzi, non ce la si fa proprio. Ma porca... Ma va a cagare, va là. Andore sta girando in tondo. E poi magari di punto in bianco si incazza e mi dà la panciata. Eccola là. No, ce l'ho fatta. Una vita, ragazzi. Una vita, ragazzi, siamo tornati a due. No, cazzo. Il pollo, cazzo. Dai. Ma un altro Andore, due Andore, porca puttana. No, non così, non buttarli di là, che c'è sta, c'è quell'altro ancora. Fatti cazzata. State di qua.
portarli di qua. Mamma mia. Siamo al boss. Al boss con due vite. Vediamo, dai, vediamo. Vediamo. Sono un po' preoccupato, ma ci proviamo. Ok, siamo al boss, ragazzi. Dobbiamo... Eccoli là, i due deficienti piccati per aria. Dobbiamo prendercela comoda, ragazzi. Questa somiglia anche a quello di Samurai Showdown, uno dei lottatori di Samurai Showdown, quello con i ventaglietti, l'attore. Ma che cazzo! Allora, secondo me sto qua dobbiamo farlo a calci volanti. Cioè, so che ci metteremo due ore, ma avvicinarci troppo per fargli la presa è molto pericoloso. Eccola. E siccome non abbiamo praticamente... praticamente due vite scarse, meglio metterci di più, ma essere sicuri di ammazzarlo. Oh, cazzo, potevo batterlo ancora un po'. Dai. No, no, non far ste cazzate qua, mamma mia. Ragazzi, mangio una merda grande come una casa se mi ammazza l'ultimo boss. Abbiamo 85 secondi, insomma, che poi sono secondi per modo di dire. Ce li giochiamo tutti perché a calci volanti, so ci metteremo un'ora, ma... No, cazzo! Anche perché se si muore, ragazzi, si perdono tutte le vite. Sono sì tre continue, aspetta, ma in questo caso se continuiamo dobbiamo ricominciare dall'ultimo, da sto livello qua, è proprio dall'inizio del livello, quindi il delirio, dobbiamo ammazzarlo e basta, non è contemplato continuare. Vai. No, non affrontiamolo di petto, piano. Retu si chiama sto stronzo. No! Mamma mia, mi è andata bene. No, oh, cazzo. Il problema è che non accenna a far scendere l'energia, eh? L'energia, ragazzi, perché i calci volanti non sono tanto forti, quello è il problema grosso. Ok, siamo arrivati all'energia gialla, ragazzi, non manca, guarda quanta energia toglie il calcio volante, è una merda praticamente. Dai, ma comincia a crepare, dai. Il calcio volante è efficace anche contro quell'attacco rotante che lui fa, occhio. Dai, cazzo, una vita, non dovrei farcela, porca puttana. No, piano. Dai, ormai sei mio, cazzo. No, piano.
Dai. Piano. No! Ma no! Cazzo! No, non ci posso credere! Dai, piano. Dai, sei morto ormai, bastardo! No! Vai, affanculo, dai! Dai, ti prego, cazzo! No! Ok. Dai, e andiamo, porca vacca! Vai! Mamma mia, mi sono cagato addosso, ragazzi. Pensavo di non farci. Insomma, abbiamo liberato i due deficienti e l'abbiamo finito, mamma mia. Ecco, il finale è molto misero, devo dire. Secondo me il finale del primo arcade, anche se c'è anche per Super Nintendo, era un po' più carino. Sì, non è che si sprecavano molto nei finali. Sì, qua ti fanno vedere, insomma, la chi ha fatto il gioco e basta. Ragazzi, grazie a tutti, è stato un gran gameplay, mettete un bel mi piace, condividete sui social, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao.